Il video di oggi illustrerà la modalità di configurazione del DDNS e port forwarding. Vediamo con una semplice spiegazione il ruolo che ricopre il DDNS. Prendiamo come esempio la volontà di connetterci ad un motore di ricerca. Nella rete internet, per raggiungere il sito desiderato, sarebbe sufficiente comporre sulla barra degli indirizzi del browser l'IP statico del server, ad esempio http://64.233.160.0. Per evitare di ricordare gli indirizzi IP è stato introdotto un sistema mnemonico che utilizza dei nomi piuttosto che gli indirizzi numerici, e il DNS, Domain Name Server, ha il compito di convertire i nomi nei relativi indirizzi IP. Nel nostro caso quindi sarà sufficiente comporre nella barra degli indirizzi il nome www.google.it per avere lo stesso effetto, la connessione al motore di ricerca. Se però volessimo raggiungere un sito il cui IP cambia nel tempo, IP dinamico, il DNS non riuscirebbe a svolgere il proprio compito, perché l'indirizzo cambierebbe in modo imprevedibile. Per questo è stato introdotto un ulteriore livello di ricerca denominato DDNS, Dynamic DNS, che è un servizio basato su un database che viene costantemente aggiornato dagli stessi dispositivi ad esso registrati ogni volta che viene rilevato un cambio di IP. Ogni volta che si effettua la registrazione di un client a questo server, esso darà la possibilità a chi ha effettuato la registrazione di raggiungerlo indipendentemente dall'indirizzo IP. L'applicazione più pratica del servizio di DNS, ad esempio, è quella che ci permette di raggiungere una videocamera pur non disponendo di un IP pubblico fisso. Dal menu Services, cliccare su Dynamic DNS. Per creare una nuova configurazione, inserire il nome e premere su Add. Cliccare su DDNS Service Provider e scegliere l'ISP desiderato. Compilare poi i campi domain, username e password con i dati forniti dall'ISP. Rendere operative le modifiche premendo su Save and Apply. Il router sarà così configurato per il DDNS. Il port forwarding è l'operazione che permette il trasferimento dei dati da un computer ad un altro tramite una specifica porta di comunicazione. Un esempio pratico è riportato nella grafica. Selezionare all'interno del menu Network la voce Firewall. Cliccare sulla voce Port Forwards posta in alto nella pagina. Inserire il nome che si vuole dare alla nuova regola nel campo Name. Selezionare il protocollo di comunicazione nel menu Protocol. Selezionare WAN, Wide Area Network, nel menu External Zone. Inserire il numero della porta esterna nel campo External Port. Selezionare LAN, Local Area Network, nel menu Internal Zone. Selezionare nel menu Internal IP Address un indirizzo IP fra quelli presenti, oppure selezionare Custom e inserire manualmente l'indirizzo IP del dispositivo desiderato. Inserire il numero della porta interna del dispositivo nel campo Internal Port. Per rendere operative le modifiche, cliccare sul tasto Add e poi Save and Apply. Per maggiori chiarimenti, contattare il nostro servizio tecnico ai riferimenti visualizzati. Grazie per l'attenzione.